Io mi rendo conto che tra patch non uscite e Spotlight buggate, tutto questo non era mai successo all'interno di Marvel Snap. Ciao ragazzuoli, buongiorno, bentornati sempre qui al capo, bentornati sempre qui sul canale. Oggi siamo qui per in qualche modo sgusciare via tutto questo vortice che si è creato all'interno di Marvel Snap, perché attualmente siamo sprovvisti di patch, attualmente ci sono delle Spotlight buggate che io fondamentalmente ho aperto, cioè. Quindi mi stai dicendo che io ho fatto in tempo a trovare le mie due spot. Che tra l'altro vi faccio vedere subito una cosa. Io nelle mie spot ho trovato sia la grandissima carta che a me serviva, ovvero la grandissima variante di Jeff, e poi anche Mirage. Capito? Che per carità, cioè la variante è pure figa, però dove cazzo lo usi tu Mirage? E fondamentalmente siamo in questo stato, nel senso con le spotlight buggate. Quindi lo sanno che c'è questo problema e stanno provvedendo a sistemare le cose con tanto di patch. Vediamo, speriamo e giochiamo. Facciamo i finti ottimisti che ovviamente non ci freghiamo niente di queste cose. Quindi io vi propongo un Kit Shuri attualmente, il mazzo che sta girando più che altro come se non ci fosse un domani, e ci ho vinto anche ieri in stream un Ticket Infinite. Perché non andare subito a mostrare le potenzialità di questo mazzo? In qualche modo sgusciare via tutto quello che sta succedendo a Marvel Snap, perché è ridicolo. Capito? Dici tu perché è ridicolo? È perché sì, raga, dai, perché sì. Sì. Io mi ricordo che era successa la stessa cosa. Stessa cosa, una mezza cosa. Vi ricordate con Kitty Pryde, che è stata poi presa perché dava meccaniche che non. Si buggava e poi l'hanno regalata. Io spero che facciano una cosa del genere. Si vocifera che faranno una cosa del genere anche con US Agent, però ancora non c'è niente di sicuro, raga. Quindi possiamo solamente sperare del bene di questa cosa. Armor. Ora, vi dicevo, intanto, non devi dare, parliamo di altre cose così. Evitiamo di buttare sangue inutilmente. Oh. Hammer. C'ho l'aprio, io potrei fare così. Ah, dici, non giochi. Come Gladiator. Come Elsa. A posto. A posto. Ok, mi hai Shuri? Comunque, cioè, col Triskelion a me è andata tutto via. E fai Jeff, fai Armor. Nel senso, fai Jeff, fai Hulkbuster. È l'unica cosa sensata che mi verrebbe da fare. E poi? Cioè, in questo mazzo non c'è neanche Shang. Comunque, è un mazzo che sta girando totalmente bene. Anche il ladder, questo mazzo. Cioè, io l'ho provato prettamente in Conquest. E Wonk, perfetto. E vi posso garantire che questo maledetto di Taskmaster ve lo ritrovate sempre in mano. Cioè, capito? Noi potremmo fare una roba del genere. Dovevamo settare Ophthalmer per far sì che potevamo giocare prima Red Hulk e poi Taskmaster. Il problema fondamentale adesso è io come vinco? fondamentalmente, io come vinco adesso? Potrei spostargli aereo. Cioè, potrei spostargli Wong io. Potrei spostargli Wong. Potrei spostargli Wong. E poi come vinci? Vinci così e. Qui fa la Shang? No? Vincere, cioè vogliamo provare a vincere così? Dimmi quella Shang, dimmi quella Shang. Ha vinto per un punto. Ha vinto letteralmente lui. Pensavo avesse Shang, era un Silver Surfer. Era letteralmente un Silver Surfer con Wong. Io pensavo fosse una roba strana con. Un Baron Zemo, visto che c'era Gladiator. Vabbè, sti cazzi, vabbè. Un punto, un punto, un punto, un punto all'altro. Colpa mia. Vediamo se va meglio così. So copia. Frate, ma mi fai giocare il mazzo? Io ci devo fare il video, ma. Io vi giuro. Io vi giuro che non è sempre. Cioè, io quando registro video non lo so. Ultimamente cosa sta succedendo. Ci sono delle location strambe. L'avete visto benissimo nel video di ieri. Cioè, Distretto X, cose. Ma io vi assicuro che comunque non è sempre così. Sono giocabili i mazzi. Alla fin fine stiamo parlando di questo mazzo nello specifico.
Armor. Io non so come abbiamo la prio, perché fondamentalmente io contro i destroy con questo mazzo qui non ho mai la prio. E invece il Nightcrawler ci va a prendere la prio e olè. Ok, perfetto. Dell'inferno, Opsummer. Hai visto? Hai visto come il karma gira, fratè? Il karma gira per tutti. Il karma gira per tutti, cazzo. Mi sono sentito come, non lo so, come Luffy contro Lucci lì. Follia. E vi ricordo che comunque stasera saremo ancora in stream a fare cose pazze, a cercare di qualche modo avanzare con questo punteggio, capito? Poi se ci rompiamo nettamente lo scrollo, andiamo in qualche altra cosa e facciamo altre cose. Anche perché non è una situazione bellissima attualmente, in questi giorni di panico di Marvel Snap. Quindi vediamo. Ma io posso dire, io in queste circostanze mi appoggio sempre ai mazzi che più mi divertono, come per esempio la Kitty. La Kitty è una carta che mi piace veramente tanto. Angela, Elsa, Opsummer che se ne va, perfetto. E vabbè, fai armor, frate, che vuoi che ti racconto? Fai armor. Gli ha scartato lui? Maximus. Ma non è bello che mi hai scartato. Vabbè, ma di nuovo Gladiator a 10. Gladiator a 10 di nuovo, io non c'ho Shang. Cioè, questi qui stanno... Buster. Ma questo ce l'avrà Killmonger, quindi non mi sa che non ha tanto senso fare così. Vabbè, no, sai che facciamo? Facciamo così, dai. Facciamo così. Facciamo così, poi in caso lo sposto su Ala, non c'è problema. È un 1-7 che si può spostare, non... Ok, Magic. Va bene. E l'ultima carta che cos'è? È una carta 1. Biondo. Che scarta? La Kitty Pryde, perfetto. Vabbè, il matchmaking non è dei migliori, comunque, se si può dire. E... Vision... Io vorrei spostare Nightcrawler qui, per metterlo al sicuro da Killmonger, perché secondo me c'ha Killmonger. Questo è un Seratech, mi vorrebbe da dire. Vediamo se è quello, se fa Seratech, oppure un classicissimo deck con Baron Zemo. Godo. And che vogliamo fare? Vogliamo fare Red Hulk qui. Vabbè, scusami. E a me di questo, come può interessare sta roba? Io c'ho solamente Shure adesso, fondamentalmente. Ma lui... come... Quince. Io vorrei mettere anche Shure qui, si prende il più 2. C'ho fra Red Hulk lui da giocare, ma... cioè, o giochi Red Hulk o giochi Shang, fratello. Oppure può fare Shadow King qui. Allora, se fa Shadow King qui sono 2, 4, 14. Io vado a 3, 5, 0, 13. Non ci credo che ho perdo così. Invece qui io perdo, ma perdo la grande con Shang. Perdo la grande con Shang. Non me lo dire, io non posso non chiamartela comunque. Io non posso non chiamartela. Gli ho azzeccato la play, mi sa. Cioè, capito? Io gli ho azzeccato anche la play che faceva lui. Capito come so combinato io? Capito come so combinato io? Non ha senso sta roba, non ha letteralmente senso. Però io non... Cioè, fondamentalmente, ragazzi, come facevo a non chiamarlo? Come facevo a non chiamarlo? Era una play da fare, una play giusta, cioè non potevo ritirarmi così. E se l'avesse briccato, capito? Peccato. Comunque, se tu la smetti di darmi dei deck counter, comunque ne possiamo parlare. Dammi... Me lo tengo.
Cioè, a parte il destroy che lo controlliamo a bestia. Oddio, a bestia parliamone, perché c'è solamente armor. E se non abbiamo la prima contro il destroy e incominciamo a distruggere Deadpool, con armor ci fai poco, fondamentalmente. Washington. Vabbè, Angela, a questo punto. Poi Angela, se mi dai Opsum, io non l'ho ancora giocato in questi game. Cioè, ho distrutto, ho scartato, robe. Bifrost. Bello Shuri, bellissimo. Shuri? In tua visione, in tuo Taskmaster? Vai presto. Se mi ha dato... No, questo mi sa tanto di sera tossico. Ma perché mi snappi? Perché mi snappi? Perché c'è un'altra volta Shadow King. C'è un'altra volta Shadow King questo nel mazzo. C'è lo Shadow King che cosa? Mavius, a posto. A posto. Perfetto così. Comunque il matchmaking fa veramente dei clown comunque. Siete veramente dei clown. Perfetto. Skip. Skippo e poi c'è Visione Taskmaster. L'unica play che posso fare. Ghost. Ok. A posto così. Io devo fare per forza visione. Perché devo fare per forza visione? Perché è l'unica play che posso fare. E poi Taskmaster Kitty. Questa è la play. E poi, se io sposto il controller qui, io vado a 5. No? Io vado a 5 qui. Messaggio. Vado a 5 con Kitty Pryde, vado a 6-8. Sera. Allora, si sta per preparare l'attacco. Eccolo qui, il gigante d'attacco che si prepara. Dio, non sarebbe malvagio comunque fare questo. E questo. Qui va Rage. Qui va Rage. Non so, forse si aspetta che vado qui io. Ah, è vero, c'ha Ghost, tra l'altro, lui. Quindi la prima non serve fondamentalmente a nulla. Shadow King. Vabbè, io non riesco a controllare il mazzo. Non riesco a controllarlo. La smettiamo di avere sempre queste due carte a rompermi il cazzo. Boh, non lo so, io. Fa ridere. Sei veramente un clown, matchmaking. Sei veramente un clown, ragazzi. Sei veramente un clown. Questa è stata la mia stream ieri. Fondamentalmente questo. Fondamentalmente è stato tutto così. Io che ero in ultra rage a vedere tutte queste cose che fondamentalmente fanno ridere. Raga, dai, fanno veramente ridere. Può capire la prima, può capire la seconda, ma sta capitando tutto. Tutto sta capitando. Tutto sta capitando. Non ha senso. Oh, e che è successo? E che è successo? Mi sta dando un... Cioè, lo sai che anche se è tossico ormai giocare un disco, te lo preferisco. A posto. Vediamo se posso fare una snappatina. Qualcosa con gli articoli lo posso fare. Devi bugolo? Gigante. Ah, io continuo, no? Continuo. Continuo. Lui è un'ela, tra l'altro. È un'ela. Ma sai che non ho variant di sto gigante, tra l'altro. Opsummer! Opsummer, fratello. E di che stiamo parlando? E Shuri, sposti poi un Nightcrawler e fai robe con visione. Taskmaster, fratello, questa è la play. Cioè, io ringrazio comunque, mi sta dando sempre Taskmaster in mano, perché fondamentalmente se briccavo anche lui era un pochino complicato vincere. Sposta qui e fai così. Ora, fondamentalmente, tu non mi puoi venire a dire questo c'è anche Shadow King e cosa. Ecco qua. Snappato. Vediamo quello che si inventa. C'è la prio? Sì, c'è la prio, quindi non mi può pectare con uno Shang. Red Hulk, a posto. Posto così. Ora. Fondamentalmente, io qui vinco. Ma non credo comunque che mi convenga andare su 3-3 location. Fondamentalmente non credo che mi possa servire sta roba. E invece si ritira! Che fondamentalmente, Shang, non lo giochi tu in un mazzo mela.
Capito? Ok. Facciamoci l'ultima. L'ultima, l'ultima la voglio chiudere al meglio, però. No? Così arriviamo a 4 e 5, pulito, chiudiamo il video, siamo tutti belli contenti e siamo tutti belli pompati per stasera per la stream. E tra l'altro, sabato c'è l'ultima tappa della Silk, raga. Dobbiamo farci onore. Dracula, quindi discard. Fisk Tower. E fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa situazione, cazzo. Fatemi sapere. Ovviamente senza incazzarvi più di tanto, perché... È giusto. Si crea un dialogo tra me e voi. E tra altre persone che vedranno poi nei commenti. Cazzo. Perché questa situazione è un po' all'achi. Attualmente la situazione che c'è è un pochino all'achi, lo sappiamo tutti. Però io intanto c'ho il mio Red Hulk che fa un 6-19, quindi a posto. Però, aspetta, io posso fare questo e questo. Fammi vedere se tu sei un discard o meno. Sei un discard. Che scarta era? Quindi lui farà Dracula. Ok, quindi l'importante è che io gli vinco le altre location. Fondamentalmente. Come gliele vinco io le altre location? Facendo così. Facendo così. E facendo così. Non penso che lui sia affidato a Dracula, ma a questo punto. Che altro può giocare? Convulsglaive? Qui uno snappettino lo farei. Qui sono 3 punti, qui sono 5 e qui sono 4 e 8. Io lo sapevo sta roba. Quanto sei palese. A posto così. Chiuso in bellezza, raga, dai. Chiuso in bellezza. Con questa roba che ho appena vista è chiuso in bellezza. 4 e 5, eh? 4 e 7. Niente. La vita è una merda. E quindi niente, raga. Provate il mazzo così almeno fate due risate e non pensate troppo alla situazione attuale che sta sorgendo. Però che... Okay. In qualche modo si spera che l'aggiustino il più presto possibile. Ci vediamo stasera in stream, ragazzi. Bella lì.